Che cos'è Ureus Astrae? È l'arma nobile di Cleopatra, l'ultima regina d'Egitto della dinastia tolemaica, nonché settima del suo nome. Nata circa nel 69 a.C., Cleopatra Teafilopatore divenne regina d'Egitto giovanissima, ad appena 17 anni. Anche se era così giovane, era già sposata con suo fratello Tolomeo XIII. Sapete le antiche usanze egizie dei faraoni di sposarsi fra consanguinei? Comunque, il matrimonio non durò molto a lungo, anche a causa della forte personalità della regina, che non sopportava la presenza del suo insignificante marito fratello. Difatti scoppiò una feroce rivalità che vide Cleopatra vincitrice. Infatti riuscì a fare uccidere il fratello dai romani, ai quali aveva chiesto aiuto. In seguito, oltre a diventare un'alleata politica di Roma, divenne anche l'amante di Giulio Cesare. Tuttavia, secondo la religione egizia, la regina non poteva rimanere senza un marito consanguigno e legittimo. E quindi Cleo sposò nel 47 a.C. un altro fratello, Tolomeo XIV, di appena 11 anni, che però non vide quasi mai, poiché ella si trasferì a Roma con Giulio Cesare, dal quale ebbe anche un figlio, ovvero Cesarione. Dopo l'assassinio di Cesare, Cleopatra scappò e tornò in Egitto, dove fece uccidere il suo secondo fratello marito e lo sostituì con il figlio Cesarione. Dopo la conclusione della prima parte delle guerre civili scoppiate in seguito alla morte di Giulio Cesare, Cleopatra conobbe il buon Marcantonio. Nonostante fosse sposato con la sorella di Ottaviano, i due divennero amanti e vissero insieme. La donna ebbe una forte influenza su Marcantonio, tanto da alimentare i sospetti che la coppia progettasse di creare un impero d'Oriente con capitale Alessandria d'Egitto. Probabilmente però era solo una campagna diffamatoria orchestrata da Ottaviano. Il conflitto tra il futuro imperatore e la coppia di amanti divenne inevitabile e la battaglia decisiva si svolse nel Mar Ionio al largo di Anzio nel 31 a.C., dove vide la vittoria di Ottaviano grazie anche al contributo del generale Agrippa e all'inspiegabile fuga di Cleopatra prima dell'inizio degli scontri. Antonio inseguì la sua Cleopatra fino ad Alessandria, dove i due amanti, vista la probabile impossibilità di trattare con il vincitore, si suicidarono. Secondo la tradizione, Cleopatra si fece mordere da un serpente e morì avvelenata il 12 agosto del 30 a.C. Ora torniamo alla Nobel Fantasm Ureus Astrae. Cleopatra può evocare un enorme mostro, ovvero un serpente, con un motivo a strisce blu e oro. Il serpente si attorciglia intorno agli avversari, rilasciando delle brillanti e potenti fiamme. Cleopatra però non è in grado di manipolarle e di conseguenza le fiamme dorate del serpente distruggono tutto quello che c'è nell'ambiente circostante, causando anche a lei dei danni. Questo serpente è l'incarnazione del concetto della fine definitiva dell'antico Egitto. Visto che Cleopatra è l'ultima regina d'Egitto e la sua angoscia, il suo rammarico per la fine di migliaia di anni di storia egizia si sono trasformati in questa arma nobile, a forma di serpente, o meglio, di cobra. Per la precisione, l'ureo, simbolo della forza, della potenza e della divinità dei faraoni.